siamo con Luca Trolbi dell'Idrostar Young. Oggi una vittoria importantissima contro una vostra diretta concorrente, 4-1. Come hai visto la partita dal campo? Prestazione convincente. Oh, partita tesa, sapevamo che dovevamo venire, per forza dovevamo vincere. E comunque ci siamo comportati bene, stiamo andando bene, ci sentiamo bene, grazie anche al mister per gli allenamenti duri, ma che dopo in campo fanno vedere quello che siamo. Oggi avete segnato 4 gol, ma forse la nota positiva è la difesa. Avete sofferto poco, avete concesso agli avversari tiri dalla distanza, calci piazzati, però di occasioni nitide ne hanno avute veramente poche. State lavorando sulla fase difensiva? Sì, durante la settimana lavoriamo molto sulla fase difensiva, il mister batte sempre su questo e dobbiamo ancora migliorare tanto e adesso vediamo come andrà la prossima. Pensiamo già alla prossima partita. Avevate bisogno di una vittoria non solo perché era uno scontro diretto, ma anche perché tra novembre e dicembre avete avuto un po' un passaggio a vuoto. Nelle prime 9 giornate ne avevate vinte 7, poi nelle altre una vittoria, 2 sconfitte, un pareggio. A cosa è stato dovuto? Un calo di condizione fisica, l'attenzione? No, è stato più un calo di concentrazione nostra. Siamo una squadra giovane, quindi ci può stare che qualche partita vada male, ci può stare comunque. Adesso al giro di boa, siete in piena corsa per il campionato, avete finito il vostro girone d'andata. Ti chiedo se di fare un bilancio parziale, quindi se vi aspettavate questa posizione, vi aspettavate di star più in alto, più in basso? Ah, la squadra c'è, quindi noi puntiamo ovviamente al primo posto e ci arriveremo. Grazie mille, in bocca al lupo. Anche a voi, grazie.